Celebriamo anche quest'anno, il 24 marzo, la giornata in memoria dei missionari martiri. Il 24 marzo è la giornata che ricorda l'uccisione di Monsignor Romero, che è stato beatificato nel maggio scorso, maggio 2015, e ci ricorda anche un'altra ricorrenza particolare che abbiamo celebrato proprio il 5 dicembre di quest'anno, quando in Perù un altro missionario italiano, un sacerdote della diocesi di Bergamo, Don Sandro Dordi, è stato beatificato per martirio, insieme a due sacerdoti francescani conventuali di nazionalità polacca. Furono uccisi in odio alla fede dal movimento rivoluzionario Sendero Luminoso. Il 24 marzo quest'anno anche è una giornata particolare, è Giovedì Santo, ognuno potrà anche celebrare questa memoria, questo ricordo in un altro giorno più opportuno anche per le comunità diocesane e parrocchiali, ma dico è particolare perché per noi il Giovedì Santo, anche in questo anno particolare, giubilare come anno di misericordia, noi facciamo memoria proprio di questo annuncio di Gesù che è venuto per donare misericordia a tutti. Sono venuto per annunciare un anno di grazia, un anno di misericordia. E è il giorno in cui celebriamo anche sia il sacerdozio ministeriale, ma il sacerdozio di tutti i battezzati, di tutto il popolo di Dio. È il giorno in cui facciamo anche memoria del grande dono dell'Eucaristia. E quindi è un giorno grande di misericordia. E questi nostri fratelli sono proprio uomini e donne di misericordia, uomini e donne che hanno donato la vita per servire i fratelli. Così come Gesù ci ha insegnato e proprio in quel Giovedì Santo, in quell'ultima cena, Lui ci ha ricordato quando ha detto «Io che sono il Maestro vi ho dato l'esempio, sono venuto per servire» e lo ha fatto anche proprio con il gesto di cingersi i fianchi con un asciugatoio ed iniziare a lavare i piedi ai discepoli. E questi nostri fratelli, che quest'anno anche ricorderemo attraverso il martirologio, uomini e donne che hanno donato la vita per il Vangelo, nell'esercizio e nella testimonianza della carità in ogni parte del mondo. E si aggiunge a questa schiera anche numerosa, una schiera anche immensa, di tanti uomini e donne che, come direbbe anche l'Apocalisse, nessuno può contare, uomini e donne che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, che hanno seguito l'agnello, colui che si è donato fino alla fine salendo sulla croce come grande segno della misericordia del Padre per tutti gli uomini, proprio per aprire le braccia del Padre in un abbraccio totale di amore infinito, eterno per tutta quanta l'umanità. E ricordare queste persone, queste figure, sono per noi un invito a vivere di misericordia. Nei loro volti noi sogniamo una chiesa, così come dice Papa Francesco, una chiesa povera per i poveri, una chiesa che è casa di misericordia per tutti, una chiesa dalle porte aperte, una chiesa dal cuore che veramente si allarga per tutti gli uomini e per tutte le donne, senza distinzioni e senza confini.